Questo programma è offerto da Passata Pomodoro Tamma, Patatina Classica Crick Croc, Occhi di Bue alla Nocciola Le Delizie, Ovetto Minions Dolci Preziosi, Gianduiotti Pernigotti, Panificio San Michele, Vino Italia Cantine Bardulia, Fesa di Manzo Motta, Mortadella Vecchia Emilia Citterio. Supermercati Convi, la differenza in evidenza. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Mozzarelle secche, 4 torri. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Buongiorno, ma è proprio lei? Non è proprio lei. Ma io le voglio regalare un bicchiere. Cioè, è regalato? No. Non mi interessa, però la signora sì. Buongiorno comunque. A lei posso regalare un bicchiere, signora? Cioè, guardi come vengo con fare sexy. Posso regalarle un bicchiere? Allora, faccio il linguaggio dei segni. Va. Posso regalare un bicchiere? Faccia soltanto... La signora ha ragione, ha ragione. Lo sciroppo. Buona giornata. E a questa signora possiamo regalare un bicchiere? Ma glielo regalo. Perché? Niente, non regalo. Nessuno vuole questi fantastici bicchieri. Peppone è rimasto, cioè gli ho regalato un bicchiere, ha bevuto e gli è andato tutto di traverso, quindi sta un po' così. Ma tornerà, andiamo. C'è il direttore fantastico. Direttore, quanto ha goduto? Le do del lei, quanto ha goduto per la vittoria del Bayern? Si vede la faccia. Vero, ha ragione. Oh. Eccolo. Buongiorno. Come va? Ma va, facete sempre qua. Cioè, siamo sempre qua, ormai noi dormiamo sotto alle casse dell'acqua. Dimmi, che vuoi sapere? Volevo sapere, perché squadra ti... Sempre Foggia. E oltre... Niente, noi sono... Ma un po' di goduria per la vittoria del Bayern?
C'è la goduria, anche perché se sei tifoso del Foggia, te lo ricordi? Fallo su Roy e Schillaci in fuorigioco. Bari. Io mi ricordo ancora un altro. Cioè quello di Nicoli, nostro giocatore del Foggia, e Zoff è rimasto con la scarpa in mano. Hai capito? In aria. Quindi la goduria c'è. Ti regalo un bicchiere, che colore vuoi? Fai tu. Azzurro, perché il pomeriggio è sempre azzurro. È lungo per me. Bravo. Fantastico. Sono felicissimo. Andiamo. Buongiorno, le posso regalare un bicchiere? Veramente ne ho tanti già a casa. Non... Però questi sono quelli bellissimi, si può mettere lo spazio di tanto, è regalato. Ok, grazie. Vuole salutare qualcuno? La mia famiglia. Come si chiamano? Michele, Rossella, Stefano. Li salutiamo anche noi, grazie signora. Andiamo all'interno. Oh, ma guardate oggi come maneggia il prosciutto. Ci fai vedere come si taglia il prosciutto? Proprio da lui. Dai, allora, questo è l'esame. Vediamo se sai tagliare il prosciutto. Ecco, guardate come accarezza il prosciutto, perché qui al convivio vogliono bene agli alimenti, è vero? Cioè tu la sera, prima di andartene, li saluti tutti. Certamente. Vedere, saluta un salame. Ciao. È vero, sì, si vede, è proprio affezionato. Signora, e me perché? E me? Solo un saluto a qualcuno. Vuole salutare qualcuno? No. Non vuole salutare nessuno. Se non vuole salutare. Signora, lei vuole salutare qualcuno? No, grazie. Ma perché? Ma salutatevi, è più bello. Salutatevi. Cioè non si saluta. Oh. E scusami, una cosa, cioè solo una cosa. La bufala non si saluta, cioè non lo so, fessa è la bufala. Saluto tutti quanti prima di andarmene la sera. Tutti, uno per uno, è giù, ha ragione. Le accarezze e l'incarta. Dai, facci vedere, tagliaci un po' di salame, dai. No, non si può tagliare il salame. Oh, vediamo chi possiamo spottere. No, questi li abbiamo già spottati. Parliamo della Roma. Allora, situazione. Domani se vinciamo, penso che a me il terzo posto è sicuro. Però sarà tosta, eh? Domani sì. E tu dici che si vince. Buona giornata. Speriamo. Ma l'anno prossimo Spalletti riconfermato senza pensare. Ma è il minimo, che cazzo. Cosa dovrebbe cambiare nella Roma secondo te l'anno prossimo? Vabbè, Totti ormai. Un bel difensore centrale. De Rossi è andato lì. Totti vicino America forse. Non si sa. Vabbè, ma che c'è a 40 anni che si viene. Via Totti e De Rossi. Quello vuole ancora giocare. Ma c'ha tre figli, c'ha un sacco di soldi, c'ha una bella moglie. Faccio il suo papà. Infatti, ma fa il papà Totti, ma per piacere, va. Vabbè, proseguiamo. La signora non vuole essere intervistata, perché è sempre la signora di prima che non vuole essere intervistata. E allora noi proseguiamo. Per questa cosa che ha appena fatto le regalo un bicchiere. No, lo rompo. Rompe anche il bicchiere. Ma questi non si rompono perché fanno così schifo che nessuno si può liberare di questi bicchieri. Non biodegradabili. Così, deve soltanto salutare qualcuno in televisione. Lei che cosa fa nella vita? La barista? Però il bar è mio almeno. Oh. Mi faccia un espressino velocemente. Mi manca il materiale. È giusto, ha ragione. Solo il bicchiere, va bene. Ha ragione, vabbè. Vogliamo salutare il bar, facciamo la pubblicità. Che bar? Franco Amore, sto arrivando subito, amore, resisti. Il bar si chiama Franco Amore. No, si chiama L'Alternativa, mio marito sta lì che mi aspetta. Ma è alternativo suo marito? Moltissimo. È alternativo. Allora, volete un'alternativa? Andate da Franco Amore. Amore però, mi raccomando. Noi stiamo... Sì, lui è l'uomo bottiglia. Buongiorno. Oh, quante bottiglie ogni giorno marchi col tuo cartellino magico? Io? Dipende. Da cosa? Se la convenzione è aperta la metto a scaffale, se no la lascio. È importante questa notizia. Siccome tu sei stato segnalato come il bello del supermercato, cioè ora c'è una persona che ti ha segnalato. Dai un messaggio a questa persona che ti ha segnalato. Sei fidanzato? Io no, mi sto frequentando però con una persona. Stai vedendo, diciamo, primi acciaffi. Oh, ma ti stai frequentando?
Vabbè, no, quelle, oh. No, quelle cose non ancora, si dicono, ma non ancora quelle non cose, ancora. No. Però, insomma, piano piano, non diciamo il nome. Come si fa a conquistare? Come hai fatto? Dove l'hai conosciuta? Io a scuola di ballo. Ah, che ballo fa? Che ballo? I Caraibici. I Caraibici. Quindi è la tua partner? Sì. Sì. Sì, diciamo di sì, dai. Cioè, tra una salsa e una baciata. Ci faccio sentire una presenza. La mano l'ha allungata. È vero. La mano l'ha allungata. Quindi, ma tu dici che si guaglia alla fine? Devo ancora vedere. No, di come si chiama, lo dico io. Angela. Angela, amore mio, io e te per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte. Angela, cioè, veramente, quaglia, anzi, fai pure subito, perché questo, cioè, è un bello guaglione, ve lo dico io. Okay. Angela, apri gli occhi. Mo è sicuro, è sicuro, non te la darà per 4 mesi almeno. Oh, andiamo dentro. Nel frattempo, e le zeppoline non si salutano, dove sta? Sì, ma lui le deve salutare, perché cioè, non è giusto che le zeppoline non vengano salutate, vabbè. Andiamo. Ma dove sta? Dove sta? No, dove? Sta in cella. Oh, finalmente l'avete incriminato. Nel frattempo, ecco, guardiamolo. Questo è il banco del convi di via Matteotti. Numero 1. Latte di bufala. Canestrello tenero, auricchio. E poi, eccolo qua. Vuoi salutare qualcuno? A tutti quanti saluto, dai. Tutti quelli che ti conoscono? Sì, sì. Poi, la squadra mobile? Ancora no. Ancora, speriamo mai. Oh, e lei chi vuole salutare? Mamma, l'ho beccata. Voglio salutare la mia famiglia e mio marito che è al lavoro. Come si chiama? Antonio. Stai tranquillo, Cioè, figli ancora niente? No, ancora niente. Va bene, arriveranno. Quanti figli vuole? 7, 8, 9? 3. 3? 3 figli? Cioè, ogni figlio costa. Cioè, allora, un uovo costa 12,90. Ah, perché un uovo costa 12,90. Per 3? Sono mazzato. 2, va. Facciamo 2? Sì, dai. Vuole dire qualche altra cosa? Cioè, un suo messaggio a Foggia. Un messaggio a Foggia, vorrei che le persone rispettassero di più il prossimo. Ecco, questo soprattutto a Foggia, ha ragione. Brava, complimenti, brava. Oh, finalmente uno che ha detto una cosa intelligente. E chiudiamo la trasmissione a questo punto con il discorso intelligente di questa nostra cliente con V. Noi ci vediamo lunedì. Giuseppe, torna. Kichi 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 ale ale chichi dili dili dila dili darida hey kichi 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 ale ale chichi dili dili dila dili darida leo chicha te tolpe dili dili dila dili darida hey changin dar mayu pre. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili. Da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. Il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina, piadine con cavolo nero, salamella e formaggio marzolino. Spazio casa, videosorveglianza, incrementa la sensazione di sicurezza. Lifestyle, donazioni organi, un atto di grande rispetto per la vita. Nutrizione,
la cicoria e le sue innumerevoli proprietà. Tempo libero, più spazio al gioco, non programmato. E in più arte, musica, spettacolo, gossip, news e attualità. I programmi televisivi da non perdere. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Sbaglia il rigore, c'è